è necessario ancora lavorare, ma penso che si sta facendo, ci sono diversi uffici che sono interessati a questo e certamente non manca assolutamente l'impegno massimo per cercare di avere le risposte possibili. Sì, c'è la mafia, ma c'è anche una questura che lavora giorno dopo giorno, una squadra mobile che contrasta ogni tipo di attività, un questore che ha la massima attenzione su questo genere di problematiche, perché in realtà la mafia assolutamente c'è ancora e va combattuta, bisogna lavorare giorno per giorno in silenzio senza fare particolare pubblicità, particolare. L'importante sia l'impegno quotidiano e la presenza sul territorio dello Stato. Giorni come questo ci devono far ricordare il sacrificio di magistrati e colleghi, ma un sacrificio che non è un qualcosa a sé stante, ma è un percorso di una lotta. È una lotta che è ancora lunga, che sicuramente ha vissuto momenti tragici, ma anche momenti esaltanti. Ha avuto grandi vittorie. La vera sconfitta sarebbe adesso ritenere che il problema sia passato, ma le indagini che vengono fatte ogni giorno, i risultati che ci sono testimoniano che il problema tuttora esiste, anche se con forme diverse, e merita la massima attenzione, è doverosa per i cittadini, per la Sicilia, per la città di Palermo, ma in realtà per tutta Italia e anche oltre, e per onorare le persone che abbiamo perso, che vanno onorate anche con la verità e il massimo impegno per la ricerca della verità sempre. Ma è certo che per avere dei risultati serve la collaborazione dei cittadini, serve la collaborazione degli imprenditori, ma io ritengo che queste operazioni facciano aumentare la fiducia nelle istituzioni e quindi possano aiutare ad avere questi comportamenti che sicuramente sono importanti e necessari.